Ragazzi, voglio invitarvi a seguirmi sul mio canale di Telegram dove possiamo messaggiare appunto tutti quanti insieme. Inoltre, seguitemi il mio profilo di Instagram e infine attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ma bello a tutti ragazzi, bentornati in questo mio nuovissimo video. Oggi siamo tornati ragazzi qui in un nuovo video sul canale dove andremo ad assemblare il nostro nuovo computer. Ebbene sì, perché siamo su un gioco. Cosa volevate? Che io assemblassi un altro computer di quello che è? No, no, già non c'ho soldi, quindi sto messo male. Quindi, oggi ragazzi, andiamo ad assemblare un nuovo PC sul nostro... diciamo questo simulatore di PC si chiama chiamato PC Building Simulator. Lo potete trovare su internet, basta che scrivete PC Building Simulator e lo trovate. Ovviamente è gratuito e per il momento possiamo fare soltanto il tutorial. Quindi andiamo a fare il tutorial, vediamo un po'. Allora, ok, in pratica questa è la, diciamo, la nostra stanza, ecco, abbastanza minimale, molto cartonanimatesca, forse, non so come chiaro si dice. Allora, la luce non la possiamo spegnere, abbiamo vari cartoni così a caso, e qui abbiamo il nostro case, che sembra un case della Cooler Master Master Key, no, non lo so, no, 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 non vi so dire perché non lo so. Comunque, qua abbiamo il computer dove possiamo comprare vari pezzi, dove c'è la scheda grafica, la CPU, la scheda madre, la RAM, lo storage, tante, comunque tante altre cose per poter assemblare il nostro computer. Allora, io direi di iniziare ad assemblare il nostro PC premendo direttamente i, perché noi queste cose già ce le abbiamo. Anche se ci vengono, come potete vedere, forniti in alto a destra. I soldi. Ok, comunque, come potete vedere in alto a destra vengono forniti i soldi. FPS, che schifo. Comunque, ragazzi, scusatemi se non ho la webcam, che in questo momento ho molta molta fretta per di registrare più video possibili per potervi caricare sul canale. E niente. Allora, facciamo una cosa. Come detto, in alto a destra ci forniscono dei soldi. Che non serviranno a niente praticamente, perché già avremo i nostri pezzi già diciamo, comprati. E come possiamo vedere, qui abbiamo di tutto e di più. Allora, ovviamente noi iniziamo sempre dalla scheda madre. La scheda madre è un Asus P8P67 e la andiamo a posizionare esattamente in questo punto. Ovviamente non andremo ad avvitare le varie viti che ci sono, perché non esistono, cioè non, boh, non ce le fa avvitare. Allora, come prima cosa direi di andare a inserire. Allora, apriamo il case, ok, diciamo la parte dove possiamo mettere la nostra CPU, e andiamo a prendere la CPU, che in questo caso è la dammi CPU, dammi la CPU, appunto, me la devi dare perché sennò non la posso mettere. Ok, allora prendiamo questa dammi la CPU e possiamo anche richiudere il tutto con molta tranquillità. Allora, andiamo ad aprire i nostri vani per le come si chiama, le RAM, e possiamo andarli a inserire all'interno. Quindi andiamo ad aprire tutti e quattro diciamo, i vani per poterci mettere la memoria. E quindi qui abbiamo un HyperX DDR3 da 4, che sono 4 giga, presumo, non lo so, 4 da 8, boh, non lo so. Allora, qua lo mettiamo qua, lo mettiamo qua e lo mettiamo anche qua. Ok, fatto ciò, possiamo andare, ovviamente ragazzi, connettori e cose del genere sognatevi, perché non si possono mettere la, cioè, diciamo, comunque è sempre una beta questo gioco. E quindi niente. Allora, come seconda cosa, io direi di andare a mettere la pasta termica.
Stock cooler è la pasta termica, dove la troviamo? Paste, side pan, drive. Ok, thermical paste. Ok, possiamo mettere la nostra thermical paste su la nostra CPU e come potete vedere ci mette il solito chicco di riso. Ovviamente abbiamo come dissipatore abbiamo quello stock dell'Intel, quindi prendiamo dov'era? Allora, era qua, stock cooler, e lo mettiamo sulla CPU. Ovviamente quello là stocca anche quello che c'ho io. Successivamente direi di andare a posizionare sulla parte destra i nostri hard disk. Sono 4 hard disk da non so quanto, da 3,5, sì, questo l'avevamo capito, ma forse 1 TB l'uno, saranno 4 TB in totale, non si sa. Allora, poi successivamente prendiamo l'alimentatore della Thermaltake da 500 watt e lo inseriamo in basso al case. Successivamente abbiamo la scheda grafica, possiamo anche inserirla, la inseriamo all'ultimo, diciamo. Come memoria abbiamo messo tutto, come lo storage abbiamo messo tutto, come cases, cioè già abbiamo messo tutto. Qua abbiamo la Simple Fan che sinceramente dovrebbe forse dov Ah, ok, la ventola. Ok, sì, la ventola che possiamo mettere sia qua che mettiamola anche qua, così da poter far girare più aria possibile dentro il nostro case. Ok, successivamente possiamo anche girare il case, quindi qua lo possiamo girare. Ecco, come potete vedere, qui abbiamo tutti gli attacchi della scheda madre. Allora, giriamo il case, possiamo anche chiudere questo pannello laterale, che sarebbe appunto, se non sbaglio, side panel. No, questo è il front panel. Ok, front panel. Allora andiamo qua. Ok, front dove sta? Black panel, side panel. Non me lo trovo. Non me lo trovo. Non me lo no, ci siamo fregati. Il front panel, ah, sarebbe da queste parti. Front panel, non trovo il front panel. Com'è possibile sta cosa? Vabbè, proviamo. Ah, ok, install black panel. Ok, vedi. Allora era quello del back. Allora, successivamente, dopo aver chiuso il nostro, diciamo, pannello laterale, dove appunto dovrebbero passare in teoria i cavi, possiamo tranquillamente mettere. Allora, infine, vediamo cosa ci dà più. Allora, questo l'abbiamo messo. Allora, il DVD possiamo inserirlo in teoria qua sopra, però non me lo fa inserire qua sopra, e non capisco il perché. Quindi giriamo un attimo il nostro case. Dovremmo mettere, in teoria lo dovremmo mettere qua, però non ce lo fa mettere qua. Boh. Vabbè, allora facciamo una cosa. Successivamente cosa abbiamo più? Allora, questo l'abbiamo messo, side panel è quello di laterale, IO shield, allora drive cover. Ah, ok, le drive cover sono in teoria queste, sì, ok, quindi le installiamo a questo punto, anche se non ci possiamo mettere il DVD. Poi abbiamo, oltre al, che abbiamo, lo standoff, allora twist the standoff over your mouse on the, ok, quindi sarebbero, allora, ATX. No, aspettate, standoff. Non so sinceramente cosa sia lo standoff. Scusate la mia ignoranza nell'inglese, ma non sono capace di capire cosa sia lo standoff. Va bene. Forse è qualcosa che comunque alla fine non ci fa mettere. Ma vabbè, lasciamo stare tutto sto standoff. Mettiamo questo IO Shield, che non so sinceramente nemmeno questo che cosa sia. Ma va bene. Che poi successivamente. Ah, ok, si accende da sopra il case. Va bene, allora direi a sto punto di mettere le nostre graphic card delle de 2680 della GTX 680 da 2 GB l'uno. E abbiamo fatto uno slide di 680. Perfetto. Allora, successivamente, detto ciò, possiamo anche chiudere il pannello laterale, e possiamo vedere anche che c'è la piccola finestrella con appunto, i fori per far circolare l'aria. E allora,
Allora, giriamo il nostro PC e possiamo concludere il nostro PC. Finalmente abbiamo concluso un ottimo PC, anche se il DVD non me l'ho fatto mettere. Simple Fun, sinceramente non ho capito. Simple Fun. Comunque fan dovrebbero essere, in teoria, quando nei computer sono i cavetti, però non lo so, non me li faceva mettere. Va bene ragazzi, io comunque spero che questo video inutile vi sia piaciuto e vi sia piaciuto e basta. Abbiamo costruito il nostro primo computer da zero, no scusate, il nostro secondo computer da zero, con ovviamente due slide di 6 ottate. Quindi ragazzi, mi raccomando. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel pollice in su qua sotto, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ragazzi, se volete donarmi per comprare questa maledetta 1060, che ancora ragazzi, ancora passeranno mesi prima di prenderla, e speriamo sempre in bene. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un pollice in su qua sotto, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. In descrizione trovate tutti i miei link, soprattutto quello di Instagram, dove potete venirmi a guardare che in questi giorni, in queste settimane, in queste diciamo 3 settimane non sarò in Italia, sarò come detto all'estero. Penso che comunque l'abbiate capito dal video che ho fatto appunto inizio settembre. E niente, detto ciò ragazzi, al prossimo video, ciao!